Eravamo amici da molti anni, ma lo diventammo davvero in quell'autunno del 1943. Da allora fummo qualcosa di più. Compagni, fratelli, complici. Non mi sono mai chiesto dove lui mi avrebbe portato. Vivevamo alla giornata, come del resto gli altri uomini della Resistenza. Come loro avevamo tutto da inventare. E Corbari inventava. Ben presto alla nostra guerra solitaria si unì Massimo, un operaio. Il quarto fu Michele. Ci confessò subito di essere un ladro, di aver conosciuto la galera. Anche Carlo e Duilio, due contadini semplici quanto determinati, si unirono a noi. E con loro Nicola, quasi un ragazzo. Corbari non ce lo voleva, ma la sua caparbietà ebbe infine ragione. Indietro, indietro! Buoni e zitti. Zitti. No! Mario! Mario! No! No! Mario! Michele! Ma cos'è? Ma lasciami stare. Ho paura. Non ti tormentare per questo. E sta tranquillo. Tutti abbiamo un po' di paura.
Liberammo 50 uomini destinati ai campi di concentramento tedeschi, operai e contadini. Ci seguirono. E così da quel momento la banda Corbari assunse le dimensioni di una temibile formazione. Ma lui non era soddisfatto. Stare al passo con Corbari era sempre più difficile e la sua impazienza contagiava tutti.